Salgo verso le grotte semiaperte. Che pace, che tranquillità. Vediamo lì in Ponte Pucino. Comunque qua, non so, forse manca 800 metri. Vabbè, con calma, continuo a salire. Qui praticamente i sentieri sono spariti. Io per istinto, quindi ho la bussola nel mio cervello e so dove dirigermi, perché qua non c'è stata più nemmeno attenzione né niente, col piovere di seguito sono stati smottamenti terreni. Allora, in massima si procede sempre nel fondo valle, dopodiché la meta è prevista. Vabbè, per adesso sto facendo questo percorso, però potevo costeggiare pure la montagna là. Comunque sia, l'importante è raggiungere la meta prevista. Uno praticamente dice vaglio loc. Loc nel mio dialetto significa vado là, di là. Bene, vaglio loc. E una cosa è certa, l'esperienza che tengo è che è questione di esperienza. Quando sono in cima alla montagna, la montagna è infinita. Ecco qua. Qui non si vede niente, vedi? Eppure mezzo a sto prato mi c'è la capezza. Intanto tengo i scarponi, poi ho i pantaloni di stoffa robusta, giubbino, ecco qua, se volete devo cominciare le difficoltà qui. Ah, io cosa faccio? Mi giro da sta via e se trovo la soluzione, ecco qua. Quindi questo che potete, non è una sentiera, questa è una piccola via, si è qui quando piove. Mentre questa è più profonda, vedete? Allora che faccio? Ma ciucca, ecco perché ci sono le spine, rame, spine, tutto imbrattato. E continuo, ecco. E ecco, vedete, pare che non ci sta niente. Allora, vedi, questi sono tutti, questi sono recenti, spazio di 2 anni. Praticamente la montagna subisce una continua metamorfosi. Cambiamento di tutto, gli alberi, il frascame, il vento, la pioggia, il gelo. Ah, ecco un altro sentiero, vedi? Strada facendo, mi dice che lo devo aiutare.